Più libri, più liberi, Fiera dell'Editoria Indipendente a Roma esprime numeri importanti, anche se il numero di lettori è tornato a calare in Italia, 5 giorni alla nuvola e oltre 600 appuntamenti in cui ascoltare autori, assistere a letture, dibattiti e incontrare umanità varia. Tra gli stand si trova praticamente un libro su tutto, anche di ricette ispirate alle opere d'arte, come La Gioconda al cucchiaio, scritto da Sara Pessato per Ultra Edizioni, una raccolta di ricette per trasformare i capolavori dell'arte in banchetti. 22 opere d'arte diventano altrettanti piatti, dall'antipasto alla dolce, in un libro di un genere letterario forse nuovo, La cucina dell'arte. Il sindaco Gualtieri, accusato da più parti di non essere un campione di comunicazione, di non farsi mai vedere e sentire per invertire la tendenza, ha deciso di partecipare alla nuova trasmissione On the Road di Fiorello, Viva Rai 2. Gualtieri, in poche battute, tra gli scherni di Fiorello e dei suoi ospiti, ha cercato di spiegare il funzionamento del termovalorizzatore e il piano buca in vista del giubileo, per omaggiare Milano alla chitarra suonato O mia bella Madonnina alla vigilia di Sant'Ambrogio, ed ha arpeggiato su un adattamento di Begin trasformato dalla band del programma in termovalorizzatore. Il sindaco ha subito anche lo sfottò di Fiorello sugli animali che si trovano bene a Roma, sino a ricevere sul modello tapiro il cinghialino d'oro. L'albero di Natale di Piazza Venezia riesce sempre a stare sulla notizia. I pannelli fotovoltaici che lo alimentano completamente, vanto ambientalista del comune, sono un po' troppo visibili. Contro i lastroni piazzati sotto l'abete come fossero i regali ai romani, è insorto il sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi. Orrendi, pornografici, da ambientalismo fasullo, ha detto Sgarbi con la sua nota verve, ma soprattutto, secondo lui, i pannelli non sono autorizzati, deturpano il paesaggio urbano del centro di Roma. È uno di quei casi in cui Sgarbi vorrebbe far valere i vincoli architettonici e artistici della città storica, ma ha anche detto di non voler fare una guerra. Tra 2 settimane sarà tutto smontato e così quest'anno Spelacchio diventa fotovoltacchio, copyright Daniele Giannini, consigliere regionale della Lega. Si accendono le strade del Natale e a restare al buio resta solo Via Nazionale. Ha dell'incredibile il caso dell'arteria che da Piazza della Repubblica collega Piazza Venezia, la Via dell'Eliseo, del Palazzo delle Esposizioni, della Banca d'Italia, sempre più desolata. Gli ultimi dati parlano di 33 negozi chiusi, a prevalere sono le vetrine che annunciano liquidazioni per fine attività. Nessuno più pianifica di andare a fare shopping in Via Nazionale e restano anche inascoltati i continui appelli di organizzazioni di categoria come la Confcommercio che chiedono di fare qualcosa e anche in fretta.